Un altro incidente mortale sul lavoro, l'ennesimo. In una cava di Montorio, alle porte di Verona, un autotrasportatore è stato colpito da una pala meccanica che stava movimentando materiale inerte. Quando in via del Vegron sono arrivati i soccorsi con gli operatori del 118, l'uomo non dava più segni di vita. Massimo Pozzan, 52enne, residente nel veronese a Cologna Veneta, è stato schiacciato dalla benna della pala meccanica in un'area nella quale non avrebbero potuto sostare o passare le persone. Sul posto le volanti della polizia e la scientifica, insieme ai tecnici dell'ospisala dell'ULS 9 Scaligera, per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nella cava della Superbeton, società attiva in numerosi siti in Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, viene estratta ghiaia per la produzione di calcestruzzi e asfalti inerti. Lo scorso giugno, in seguito alla protesta degli abitanti della zona per l'emissione di fumi maleodoranti, gli impianti di Superbeton furono sottoposti a sequestro preventivo su disposizione della magistratura scaligera. Il decreto di sequestro, un mese dopo, fu annullato dal Tribunale del Riesame.